Quindi di acqua qua ce ne vogliono 500 circa, poi vediamo se ce ne manco. Ok? Voilà. Buona festa dell'Immacolata a tutti, ragazzi. E speriamo che arrivino tempi migliori, ma arriveranno. Dobbiamo avere pazienza, purtroppo. La metto dentro un po' sbriciolata. Qui avete due scelte, ragazzi: mettere la farina, far partire tutto assieme e poi inserire l'acqua, oppure inserire un po' d'acqua, lasciarla sciogliere leggermente e poi andare con la farina, o anche mettere la farina poco a poco. Insomma, ci sono varie strade, l'importante è che facciate le cose con calma, attenzione. Aggiungiamo bene la mia ciotola dei residui di biga, perfetto. Adesso mi lavo le mani e ci avviciniamo magari. Allora, mi prendo gli auricolari così poi ci sentiamo bene tra di noi. Uè, Andrea Calisesi, come andiamo? Allora, eccoci qui. Ok. Devo tirare su un altro... Eccoci qua. Ecco, ricordari. Voilà. E possiamo andare a impastare. Facciamo partire. Ciao Giovanni. Facciamo partire pian pianino. E diamogli un po' d'acqua per sciogliere. Ragazzi, una cosa. Stamattina mi sono ritrovato sotto il video della consulenza Tigne un post di una persona che diceva: ah, ti devo fare una critica, non bisogna, praticamente il riassunto era, non bisogna andare all'estero a insegnare quello che si sa, perché dobbiamo tenere le cose per noi, gli altri non ci insegnano niente, eccetera, eccetera. Ora ragazzi, molto semplicemente, forse voi non avete capito che questa pagina Facebook, canale Instagram, canale YouTube... non è un canale gestito dallo youtuber e quello che vuol fare gli accessi, quello che vuol fare la challenge, l'appassionato che fa la pizzetta. È gestito da una persona seria che descrive qui e mostra qui tutto il suo lavoro, il lavoro che c'è dietro alla sua attività di consulenza. E non solo, io faccio le cose in un certo modo. Gli imbecilli non sono graditi, le cazzate non sono gradite. Le robe provincialiste, retrograde, populiste, e chi più ne ha, irrazionali, ascientifiche, chi più ne ha più ne metta, non sono gradite in questa pagina e dal sottoscritto. Quindi chiunque abbia questo tipo di idee, vedete ragazzi, non prende bene, quindi voi ve ne fregate tutta la farina e andiamo a lavorarla poi tutta quanta. Chi di voi abbia queste idee, questo modo di vedere, di pensare, non mi fa piacere che stia qui. Quindi, ve lo ripeto, a me piace parlare in faccia alla gente. Quindi,
mica di scappati di casa, di fuggiti dal luogo di residenza, ce n'è mille. Andate sui loro canali, sulle loro pagine, di gente che vi dice le diozie, ce n'è mille. Io qui discorsi come quello che ho visto sotto quel post non li apprezzo, non li voglio e non sono tollerati. Questa è una pagina in cui si predica la serietà, la scienza, la condivisione, la razionalità, e si predica non il provincialismo stupido, idiota, ma il fatto di stare su un pianeta in cui, dove sarebbe cosa buona e giusta fare del bene, oltre che lavorare, fare la grana, fare del bene, divulgare e aiutarci. Questo è quanto. Quindi, breve parentesi, chi non è d'accordo, fuori dai maroni. Scusate la antipatica parentesi, ma era dovuta. Io mi devo ancora sentire nel 2020 non andare all'estero a insegnare a far la pizza, perché all'estero sono brutti e cattivi, a noi italiani, addirittura scritto a noi italiani a cui non deve insegnare nessuno, non ci dice niente nessuno e non dobbiamo aver bisogno di nessuno. Ora, non fatemi girare la Madonna, perché sennò poi divento veramente cattivo. Bon! Ciao Alessandro! Grande Alex, come va? Sta spataccandoli da te oggi, nel Baresotto. Comunque è basso lo zero termico, oggi è sceso bene, solo che al suolo abbiamo uno strato limite che è imbarazzante di calore. Difficile scalzarlo così. Bravo Christian Sarra, la condivisione aiuta l'evoluzione. No Federica Fe, io non sono laureato in scienze dell'alimentazione. Assolutamente no. Io sono un laureato in ingegneria aerospaziale, ho un master in sviluppo al Politecnico di Milano, intanto guardo l'impastatrice. Ho un master in sviluppo umano ambiente alla Cattolica di Brescia. Sono stato uno dei primi meteorologi certificati DECRA d'Italia, tutto qua. Cioè tutto qua, questo è, ok? Volevo rispondere a una domanda, esatto, sulla condivisione, ragazzi. Ciao Francesco Santini. Ragazzi, voi non capite, e questo è una cosa che ritorna spesso anche nei miei corsi, i miei corsisti. Tanto ragazzi, eccomi. Tanto ragazzi, inutili facere, adesso impasto, con calma, facendo le cose bene, si scioglie. Preferisco parlarvi in faccia, come se vi stessi parlando in faccia, perché mi piace, ok? Purtroppo ancora nei campi più umili, diciamo, in cui sono presenti in maggior quantità, diciamo, dell'ignorantume vario, e purtroppo il campo pizza è uno di questi, purtroppo, ma sta cambiando, si pensa che la chiusura, il tenere per se stesso i segreti o eventuali conoscenze, sia una cosa che possa essere utile. Ragazzi, non è una cosa utile. Magari può essere utile nel brevissimo termine, ma nel lungo termine non è mai utile. La crescita complessiva di competenze, di nozioni, di informazioni è fondamentale per creare un substrato di persone che possano apprezzare meglio quello che fate. Io lo so che quando siete stupidi come un portagioie pensate che più gli altri sono cretini e più voi emergete. Certo, perché siete stupidi come dei portagioie, e allora se siete circondati da esseri monocellulari sembrate Einstein. Ma in un discorso più ampio questa cosa non va bene. Voi dovete, se siete persone in gamba, intelligenti, che fanno le cose con competenza, che studiano, che fanno sacrifici, che imparano e crescono, dovete sperare di avere attorno e di essere circondati da persone in gamba, perché le persone in gamba apprezzeranno di più quello che voi fate. I medici, gli scienziati sarebbero molto più felici di avere persone molto più in gamba, perché non ci sarebbero i Novax, non ci sarebbero gli sciacchimisti, non ci sarebbero tutti i coglioni che purtroppo popolano questo mondo.
Il problema è che se siete stupidi sta cosa non la capite, allora non avete idea di quanti professionisti ho che mi dicono: Giova, ma sai che io sono andato a lavorare in quella pizzeria, il pizzaiolo quando faceva l'impasto chiudeva la porta per non farmelo nemmeno vedere, perché non si sa che segreto di Fatima aveva. Questo per dirvi che la divulgazione, la condivisione, la diffusione gratuita, in certe fasi ovviamente, in certi modi, delle competenze è fondamentale per avere una popolazione, una competenza, una qualità della popolazione che cresce velocemente e con un substrato di persone in gamba, acculturate, che hanno preso le informazioni giuste. Questo substrato valorizza le persone in gamba. Chiaro, ecco perché a me piace la divulgazione, ci credo, lo faccio da sempre e la mattina dell'Immacolata sono qui a parlarvi, a mostrarvi tutto quello che faccio riguardante anche i miei esperimenti. Ecco perché qua aspetto a dirvi qualcosa, perché vi voglio far vedere quel risultato dopo. Chiaro, stufato? Ecco, scusate il pippone, ma tutto questo deriva da sto signore assurdo da cui devo sentir dire: non andare a insegnare la pizza a quei cattivi di francesi, perché noi siamo i più bravi del mondo e dobbiamo rimanerlo, perché nessuno ci insegna niente e noi non dobbiamo dire le nostre belle cose agli altri. Io vi banno! Boh. Vedete che si è sciolta bene, ragazzi. Piano piano, aggiungendo l'acqua dopo la farina, si vede anche, occhio, che grumi non ce ne sono più. Ciao Luca D'Angelo! Cazzo quanto spingi, oh. Mamma mia, ti carichi il camion sulle spalle. Grandissimo. Grande corsista Luca, ragazzi, è venuto da me per stare assieme. Da dove? Dall'Abruzzo. Patrick Ronco, grande, come andiamo? Cos'è, l'Abruzzo Molise, Luca? Non mi ricordo più. Andiamo di sale. Mamma mia, che profumo questo impasto. Ok, salato al 2,2%, quindi ci siamo. Era chef Ruffi, signore del Cometo. No, purtroppo no, se no l'avrei tollerato volentieri. Alessandro, più tesoro per tutti. Davvero sono una schiappa nella panificazione, ma un piacere seguirti. Solo per i concetti che esprime, come forse anche perché essendo un ingegnere informatico legge populismo speech, io tranquillo che dice. Grazie Alessandro. Susanna Serletti, Giova, ho fatto una pizza con 20% Enkier ed era di una gommosità unica, perché probabilmente sei ancora più incapace che troll. Ecco perché, minchia che troll, ragazzi. Abruzzo, Abruzzo, grande Luca, grande. Ok, andiamo su di idratazione, quindi aumentiamo un po' di velocità, diamogli un po' di lavoro meccanico. Hola Giova, Luca carica per sfogare la frustrazione per colpa di Walter. Ragazzi, io non so che dirvi, se c'è qua Eliani in diretta diteglielo. Miglioriamo il customer service. Peccato, perché fa dei ottimi prodotti. Ciao Diego, più che una persona seria direi una persona ingegnere. Domanda su un'impastatrice: qual è l'utilità delle impastatrici che possono ruotare in entrambi i versi? Beh ragazzi, generalmente la retromarcia si chiama, aiuta per alcuni tipi di impasti. Ad esempio, per fare la biga in impastatrice non usiamo, se si può, la marcia in avanti, ma usiamo la marcia indietro. Classico utilizzo della retro è proprio la fare la biga. Io generalmente, ragazzi, la biga vi consiglio di farla a mano, vi viene molto più semplice, molto più veloce. Hola, andiamo a tirare. Hola, ciao Mattia.
Ciao Valli, come andiamo? Pierpaolo, ciao Giovanni, ma anche l'autolisi si può fare con la retromarcia? Il fatto è che in genere, ragazzi, con l'autolisi vogliamo che l'impasto prenda, ok? E quindi, generalmente per l'autolisi non si usa la retromarcia. Poi bisogna vedere come volete mettere assieme quell'acqua e quella farina per poi farla riposare prima di andarla ad incordare. E quindi dipende un po' da cosa volete combinare. Tutto qua, tutto qua. Ciao Miroslav! Maurizio Romeggio, ciao Maurizio! Tutto bene? Come andiamo? Sì, direi basta acqua, va bene così. Un altro goccino. Voilà. Bonjour Antonio, comment ça va? Ciao Michele Pucitto. Ciao a tutti ragazzi. Allora, questo impasto con bigalo stiamo andando a finire, 76-77% di idratazione. Scusate, un soffio casino, mi lavo le mani, adesso devo toccare il pasto. Okay. Ciao Emanuele, come andiamo? Gran bei panettoni, complimenti. Ho visto... Oh Antonio, Antonio è venuto da me dal Belgio, è stato con me 3 o 4 giorni, ormai 3 o 4 anni fa, e mi scrive: mi hai cambiato la vita con questi corsi, va che soddisfazione. Grande, grande Antonio, sono contento. Cioè Emanuele, avevo visto i tuoi panettoni su Instagram, molto belli. Ad avere tempo mi vorrei portare indietro anch'io un po' di solido e mettermi a fare qualche panettone, ma non si può fare tutto. Olè. Direi che ci siamo, vero ragazzi? Guardate che bello. Ok. Ci mettiamo qua e lo tiriamo fuori. Walter, guarda che c'è Luca D'Angelo che sta aspettando la sua impastatrice. Vedi di sentirlo. E tratta bene Luca. Hola. Comunque buona giornata. Guardate che bello questo 77, anzi, sì, 76-77. Poi vi faccio vedere cosa ci faccio, eh? Ok, che spettacolo. Guardate che maglia. È rimasto, vedete, un granellino, è l'unico però. Il resto l'abbiamo sciolto tutto molto bene. Okay. Diamogli una sistemata, va. Oh. Lo mettiamo da parte un attimo. Mm?
Marcin Lupa, Walter, leggi anche cosa scrive Marcin Lupa. E signor, signor, che pazienza, che pazienza. Voilà. Allora ragazzi, invece per l'impasto con lievito madre metto un po' di, mi sono trovato veramente bene, un po' di burrato in autolisi e poi lo vado a impastare dopo. Magari se avete qualche domanda fatela, e poi è inutile che metto a fare impasti su impasti su impasti. Allora, mi prendo 250 grammi di burrato. E la mettiamo in autolisi, così vi faccio vedere come faccio in autolisi. Semplicemente, visto che la burrato è molto tenace, ripeto, faccio un po' di autolisi per scassarla un po'. Come vi ho sempre detto, ragazzi, l'autolisi non è una cosa, ma Andrea Marotta, assurdo, hai fatto il pipoe sul divulgare, ignorato la mia domanda tre volte, si strunz. Allora, Andrea Marotta, ma tu ti rendi conto che io sto impastando mentre tento di guardare il cellulare? Io non avevo visto niente di quello che mi ha scritto. E ti rendi conto che tu sei qui liberamente a pretendere risposte da qualcuno che invece lo fa liberamente, ma tra l'altro non avevo visto. Quindi, se per caso avessi avuto voglia di risponderti, in questo caso invece ti invito ad andartene fuori dai maroni, perché fai parte degli idioti di cui prima. Quindi o te ne vai adesso o ti banno appena finisce la diretta. Ma ti rendi conto che io sono qui a impastare e il cellulare non lo sto guardando perché sono da un'altra parte? E avete scritto qualcosa, probabilmente sono già 100-150 messaggi. Come puoi pensare che li veda tutti e soprattutto che possa rispondere a tutti? Ma io veramente, io rimango basito ogni volta. Dai, non so cosa dire. Ma... Dai, vai via, per favore, non farmi neanche prendere la briga di doverti bannare. Vai via tu. Cristo, ma è incredibile. Io sono da un'altra parte a prendere le farine e impastare, questo si lamenta perché con 100 persone online e 150 messaggi non rispondo a lui. Vabbè ragazzi, allora 250 grammi di farina, ok? Poi magari la rinfresco con un altro po' di farina, però adesso mi metto la burrato in autolisi. Quindi le mettiamo magari un 70% di idratazione. Quindi 25-70%, me lo fate voi ragazzi, non c'ho voglia, grazie. E soprattutto il cellulare lo sto usando per la diretta. 70% di 250 quant'è? Grazie. Ciao Max, aspetto la vostra. Daniele, dai Giova, secondo me lo farò l'altro per farti incazzare, ma può essere. Matteo GD, scusa, riscrivimi dopo che ti rispondo. Mi sembra un commento interessante. Dai ragazzi, sto 250 per 07. Grazie Gianluca, 175. Quindi 175. Ho messo un goccio in più, torniamo a 175. Vabbè, 171, dai, lo facciamo andare bene. Ci idratiamo. Vole, facciamo partire e la facciamo tirare su. Quando è tirata su, vado a coprire. Adesso vi faccio vedere. Eh?
un po' pochina, ma poco a poco la tiriamo su. Matteo G. Di Barbieri, giova dall'alto della tua esperienza di vita, non solo di consulente, se ho dei colleghi che non hanno voglia di migliorare, per circondarmi di persone più competenti per migliorare anch'io, do per forza cambiare lavoro, sempre per avere uno scambio idee e migliorare. Questa è una domanda molto molto interessante, Matteo. Allora, appena finisco la Stautolisi ti rispondo, perché è veramente interessante ed è una domanda profonda, quindi che merita una riflessione, perché poi parlare di queste cose fa bene a tutti, ragazzi. Ok, la pizza, ma la pizza è solo un aspetto nel quale si, col quale si manifesta quello che siamo e quello che facciamo. Quindi, ovviamente, ragazzi, quando la farina è poca, 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 dategli una sgrattugiata, perché guardate che colore che ha la burrata. Cioè, è marrone, letteralmente marrone. La burrata, bisognerebbe andare a vedere bene le ceneri, ma è praticamente un integrale con le ceneri macinate dentro. Il pane che avete visto che ho fatto l'altro giorno è praticamente un integrale, eh? Cioè un integrale completo. Sì, tranne la parte bianca del lievito magro. Ok, vedete che ha messo assieme tutto? Ora, basta così. Prendiamo un po' di pellicola. Oh, non riesco a fare tutto qua in mezzo. Aspettate, vengo di qua. Ok. Io semplicemente vado a coprire con la pellicola, così non mi fa la pelle. E adesso la lascio lì, in autolisi. Ok? Con la burrata vi do un consiglio, arrivo e mi metto gli auricolari. Eccoci qua, tiro giù i cavalletti, che andiamo a sederci, facciamo due chiacchiere. Poi il resto dell'impasto, ragazzi, tra l'altro l'avete... Eccoci, l'avete visto anche nell'altro video, quindi è lo stesso identico del pane con lievito madre, non cambia niente. Ok, cos'è che vi stavo dicendo? Beh, allora, la domanda di Matteo è molto bella. Ragazzi, noi siamo quello che vogliamo, ma quello che vogliamo e quello che siamo dipende anche dall'ambiente che ci circonda. Se voi vi circondate o avete un ambiente, come si dice, depotenziante, questo purtroppo influisce su di voi. O avete la capacità di isolarvi completamente, cioè di essere delle persone che non gliene frega un'emerita cippa di quello che dicono gli altri o che vi dicono gli altri, o se no inevitabilmente diventerà un problema riuscire a combinare qualcosa, perché l'esempio maggiore lo si ha con i genitori. Lo so che tutti quanti vogliamo bene i nostri genitori, ma i nostri genitori sono persone come tutte le altre, e le persone in media sono fatte in un certo modo. Se vi rendete conto che sono depotenzianti, cioè che non vi aiutano a migliorare perché danno messaggi sbagliati o messaggi, classico messaggio, ragazzi, mi raccomando, stai attento, fai attenzione, vai piano, non fare il passo più lungo della gamba. Ragazzi, ma se Elon Musk, noi siamo quattro pirla, ma guardiamo in grande, ma se Elon Musk avesse seguito questi dettami, il mondo non sarebbe quello che è. Tutte le persone che vi rendete conto che non vi aiutano a migliorare, e ragazzi, le persone che vi aiutano a migliorare sono sempre le stesse, sono quelle più brave di voi o come voi o più brave di voi. Non vi arriveranno gli stimoli da persone o ambienti, come dice giusto Danik, tossici. Se voi volete imparare a giocare a calcio, non migliorerete se siete con tutte persone più
peggiori di voi, meno talentuosi di voi, non migliorerete. E allora voi mi direte, ma scusa, ma Cristiano Ronaldo e tutti quelli che lo circondano sono peggio di lui, come fa continuamente a migliorare? Ma voi avete idea di cosa ha nella testa Cristiano Ronaldo? Voi sapete quello che fa a casa? Voi sapete che qualsiasi cosa succede, qualunque cosa gli altri dicono, lui conduce uno stile di vita, sia dal punto di vista della dieta che dell'allenamento, da alieno? Quelle persone arrivano a quei vertici perché sono degli alieni, hanno la testa da alieno. E poi ovviamente devono avere la fortuna del fisico che segue la testa, perché se Cristiano Ronaldo era uno debole di caviglie come Van Basten, poteva fare quel cazzo che voleva, ma dopo un po' cedeva. Ma è la testa che fa tutto, e la testa purtroppo è condizionata da mille fattori, quali ad esempio anche le persone che vi circondano. Quindi, caro Matteo, se tu ti rendi conto, innanzitutto ti rendi conto che vuoi diventare qualcosa di più, qualcosa di meglio, qualcosa di diverso, in maniera potente, e ti rendi conto che non riesci a isolare completamente la negatività e la tossicità che ti arriva da questi colleghi e da questo ambiente, l'unica soluzione che hai è andartene, l'unica soluzione che hai è cambiare. E il cambiamento fa sempre paura, è sempre un problema, ma ragazzi, senza cambiamento non si combina mai niente. Se vuoi diventare una persona che non sei mai stato, devi fare cose che non hai mai fatto. È l'unica soluzione. Quindi spero di averti risposto. Mi dicevate dell'autolisi a fare i genitori, e Jonathan, purtroppo è abbastanza vero. Io vedo in giro casi inquietanti. I liquidi non hanno forma, assumono la forma del contenitore dove sono. Noi siamo fatti per maggior percentuale di liquidi. Bella, bella. Avevo una bella domanda su Giove, hai riscontrato migliorie dell'autolisi dell'altra volta? Allora, ragazzi, lo so che anche con le autolisi, cazzo, sti cavalletti, eccolo qui, perché ho trovato, voilà, siamo in bolla. Lo so che anche con le autolisi, voi vedete gente che fa le autolisi per 18 giorni, 600 ore e tutta quella roba lì, però non ce n'è assolutamente bisogno. Guardate, ragazzi, che con la Buratto, ad esempio, se voi fate più di 2-3 ore di autolisi a temperatura ambiente, vi si scioglie. Ovviamente, quando voi inserite l'acqua, portate dentro la parete cellulare vita, e quindi lì le cose iniziano a lavorare. In una farina che presenta già di suo una gran quantità di vita, dovuta alla parte cruscale, al fatto che non abbia trattamenti di nessun tipo, se voi esagerate, la fondete. Ecco perché io di autolisi adesso farò magari una mezz'oretta e basta, non c'è bisogno di più, ok? Figurati, Matteo, per quello che so e che posso fare, volentieri, sono qua. Ciao Luca, ciao Paola, Matteo, Francesco. Avete qualche domanda, ragazzi, su questi, oddio, su questi prodotti? Avete visto l'impasto con biga, come è venuto bello liscio e ha proprio una bella faccia? E poi vi dirò che cosa ci combino, vi posto qualcosa appena possibile, sperando di non buttare tutto via. Invece con l'impasto del pane, molto semplicemente, andate sempre con le solite dosi. Io mi trovo benissimo sul mezzo chilo di farina, quando state tra il 70-75% d'acqua, con farine che assorbono bene siete a posto. Quando state tra il solito 2-2,5% per cento di sale siete a posto. Licoli, io sto sempre 20. Gianni Di Girolamo, non le ho lette, rifalle. Come percentuale di licoli un 20-25% mi trovo molto bene. Fate strutturare bene in massa con un po' di pieghe al caldo per 5 ore, 6 ore, dipende, forma. Andate in frigo e potete cuocere direttamente da frigo, ok? Tenete conto che sto iniziando per i primi clienti selezionatissimi, cioè i miei corsisti storici che hanno fatto già magari 2-3 corsi, che mi hanno chiesto un ulteriore approfondimento sul pane con lievito madre, sto iniziando a fare queste cose personalizzate. Quindi, per pochi fortunati, ne ho due, diciamo, in programma che dovrebbero andare. E non te l'ho descritto, no, Marcin, poi ve lo dico.
Devo vedere se salta fuori qualcosa, se ha senso dirvelo, se no butto via tutto. Giovanni, posso chiederle che ne pensa del pane scialbo senza sale? Che è il pane tipico toscano, se fatto bene, è un pane che può essere sfruttato in tanti modi. Cosa ne devo pensare? Domanda seria, Gio, mi trovo bene con la nulla perché ovviamente non ho la spirale e non ho le capacità. Quale farina marino mi consigli con simile performance? Come la nuvola, nessuna. P proprio lì alla Manitoba. La nuvola è... Ciao Gio, per te le romane meno 50% burrate, 50% Manitoba, 50% burrate, 50% 00. Devo ordinare le farine, non so quali prendere. Ti do un consiglio, Giorgio. Prendile tutte e tre, fai i due mix differenti e vedi la differenza. È molto interessante, imparerai sicuramente un sacco di cose. Perché non ti dico niente, prova e vedi. Prendile tutte e tre, tanto sono tre farine meravigliose, ci fai comunque tutto quello che vuoi. Non è che non le usi. Giova, ci fai un regalo, ci prepari un panettone tradizionale. Davide, ripeto, io lo so che voi siete abituati ai tuttologi, quelli che vi fanno i corsi dalle melanzane alla parmigiana, al tiramisù... e alla crostata. Qui non siamo in quei luoghi, qui c'è una persona seria che vi fa vedere, vi fa i corsi, vi insegna e vi parla di cose che sa a menadito e che fa regolarmente con una frequenza maggiore di quella probabilmente di un panettiere o di un pizzaiolo da anni. Non mi metterei mai a fare il pagliaccio col panettone, perché quello che vi direi probabilmente non è la migliore risorsa che potete trovare su quel, in quell'ambito. Non sono quello che vi fa la ricettina per farvi felice o per fare gli accessi o per fare il video su YouTube da cui spera di guadagnare 18 euro invece che 6. Scusa Davide, ma ho capito la tua, diciamo... bontà, diciamo, nel fare la domanda, però ti rispondo seriamente perché ci tengo molto a questa cosa. Ragazzi, non vi fidate di chi vi dice che vi insegna il tiramisù, la piadina, le lasagne, il panettone, la teglia romana, la tonda, la quadrata, la triangolare, la cucina molecolare e il cavolo che vi piglia. Ragazzi, ma scusate, in qualsiasi altro campo della vita voi sapete che non funziona così. Non è che i grandi ingegneri della Ferrari, se gli dite ci fai il regalo di Natale, ci monti una motocicletta turbo, lui ve lo fa. Quello là sì, è un esperto mostruoso, ma del suo campo, del suo settore, cioè le macchine o quel che è, scusate l'esempio fantasioso, ma per farvi capire, quindi... Io non ho neanche il lievito solido, ragazzi, io sono il mio core business, come si dice, sulla pizza e sul resto, ho i licoli per il pane, il solido che è, diciamo, cosa quasi fondamentale, quasi, non è vero, ma quasi, per il panettone, non ce l'ho, quindi non mi metto, perché, per cosa? Per dirvi, vi ho fatto la ricetta, come fanno tutti, che prendono la ricetta di Massari, la fanno e vi dicono, cambiano 3 grammi di zucchero e vi dicono la ricetta Giova Pizza per il panettone. Ragazzi, di pagliacci è pieno il mondo, di pagliacci è pieno Facebook, di pagliacci è pieno YouTube. Lasciamo a loro queste cose. Qui si sta purtroppo nella più noiosa serietà. Ciao Giovanni, una domanda, ma la bigola la chiudiamo con pellicola o coperchio? La faccio respirare con un canovaccio e fare sulla pellicola? Ma guarda, io metto una pellicola, ci faccio 2 buchini ed è a posto così, francamente. Le tue dosi sono perfette per quanto mi riguarda, grazie Salvatore. Ok, Giova, cosa pensi di bigelicoli assieme nello stesso impasto? Sto provando... Allora, devi fare attenzione a non far... che uno non soverchi l'altro, perché se uno va di sopraffazione sull'altro, allora tanto vale usarli assieme. Tenete conto che il lievito di birra è molto cattivo nella sopraffazione. Quindi la lievitazione mista è importante se riuscite a tirar fuori qualcosa del lievito madre. Se ad esempio fate 80% biga e poi rinfrescate con del lievito madre, finite l'impasto, secondo voi del lievito madre cosa rimane a sto prodotto?
Lavorate col lievito madre, fate acidificare, fate strutturare e magari fate un rinfreschino con un pizzico di lievito di birra, a mio parere. Perché se no il lievito madre lo perdete tutto. C'è già Montersino che va dalla rosta al panettone. Ecco. Perché ragazzi, poi io le vedo ste cose. Adesso Danik, Daniele, che non mi ricordo più, mi dà il là. Ma io li vedo i pasticceri che si mettono a fare le pizze, ad esempio, e vi dicono che fanno il corso di pizza. Cazzo, fanno delle fetecchie che la Shura Cesira in casa le fa meglio. Cioè, stiamo nel nostro, siamo seri, competenti, studiamo per quello che sappiamo. Io di fenomeni, non solo a farli, ma anche a spiegarli, che fanno il panettone, il tiramisù, la lasagna, il supplì, la Sant'Onore, eccetera, onestamente non è che ne conosca, eh. Se nel pane si scopre 5 cm, devo togliere il peso da... Sì, ma non farti tutte ste pippe, Daniele, cioè... tu ti fai il tuo 70%. Ad esempio, avevamo fatto i calcoli l'altra volta assieme, su 500 grammi di farina col 20-25 di licoli, mi sembra, se tu idrati al 70% la farina, l'idratazione in più del licoli ti dà 2 punti percentuali. Mi pare che se arrivava al 72-73, quindi che non stare a impazzire. Se vuoi, certo, devi fare quel calcolo. Ad esempio, metti 500 grammi di farina idratata al 70%, quindi 350 grammi, più 100 grammi di licoli, che quindi è 50 farina e 50 acqua, per calcolare l'idratazione totale dovrai fare 400 diviso 550. Va bene, ma vedrai che rispetto a 350 diviso 500, ballano 2 punti, quindi chi se ne frega, ok? Andrea Bassi, Cristiano, Marco, Giove, detto diretta sorpresa, ero sempre un piacere, ti ringraziamo, grazie Susanna. Scusa Giove, ma il fatto che ultimamente nella tele uno sviluppo di bolle enormi in cottura, solo senza condimento sopra, potrebbe dipendere da un'alimentazione? No, può dipendere da tante cose, bolloni, Fabio. Corso di teglia, ci sta. Gianluca, grazie. Ciao Giova, consiglio di cuocere 2 pani assieme su teglio o pietra, è sempre meglio una alla volta in pentola. Ragazzi, il problema del forno di casa, soprattutto per i tagli che vogliamo, le orecchie, è che non riusciamo a dargli troppo vapore e non riusciamo a contenere, diciamo, in una zona con un'inerzia termica di un certo tipo che assieme al vapore consenta al nostro pane di fiorire. Se avete un bellissimo forno, avete trovato un modo eccezionale per buttargli dentro un sacco di vapore, vedo che gente butta acqua, fa robe, non distruggete il forno. Però se ci riuscite, molto bene, allora potete anche cuocere 2 pagnotte. Se vi rendete conto che è troppo un bordello, usate la pentola che mantiene il calore uniforme attorno, il vapore non vi fa impazzire, buonanotte al secchio. Dovete vedere se ci riuscite senza pentola a mantenere quel microclima così favorevole per la cottura del pane. E spesso nel forno di casa è un casino. Ciao Giova, ad un comasco ex corsista, un confronto corso sul pane. Cavacca, facca, vacca. Paolo, sì, tu sei stato il mio corsista. Mandami una mail che la tengo in memoria. Non ti garantisco niente, vi tengo lì in archivio e non si sa quando magari ti arriva una mail. Mandami una mail. Quindi mi dici, Giova, vorrei fare un corso di pane, con lievito madre. Mandami costi, tempi, modalità e chi più ne ha più ne metta. E poi, anche perché ragazzi, adesso l'organizzazione col Covid è una tragedia greca, è veramente un disastro. Io non so quante consulenze e corsi ho da ributtare quando si riapriranno le cose, perché adesso sto lavorando praticamente solo online, tranne con qualche professionista che ovviamente per motivi di lavoro può venire. Vedremo che periodaccio, ragazzi. Ciao a tutti ragazzi. No ragazzi, allora io sta cosa l'ho letta in giro, Giovanni Memoli. Quale differenza ci può essere facendo l'autolisi solo acqua e farina, l'autolisi con acqua, farina e liquidi? Ragazzi, l'autolisi è solo acqua e farina, punto. Al massimo potete aggiungergli il sale come azione ritardante, ma se aggiungete il lievito non è più autolisi, è un impasto. Io lo so che sta cosa inizia a girare. Chi la dice, chi la fa, dice cazzate. L'autolisi non è col lievito, se no non è più autolisi. L'autolisi è solo l'acqua,
al massimo, ripeto, il sale come idratante, come ritardante, ma già quella è una procedura un po' diversa. Solo l'acqua che inizia a entrare nelle pareti cellulari, che inizia a far partire la risposta enzimatica e fa iniziare ad avvenire qualcosa nella farina che poi ci aiuta in termini di profumo, sapori, assorbimento, estensibilità e chi più ne ha più ne metta. Se mettete il lievito, inevitabilmente si attivano tante altre cose, ma non è autolisi. Dobbiamo dare il nome giusto alle cose, perché sennò poi ognuno parla di quel cazzo che vuole e non ci si capisce più. Giova per impasto teglia realizzato con 90% manitoba e 10% di chiedere che tempi di maturazione consigli in frigo. Ah vabbè, ho fatto un 24 ore, non sbagliate mai. Ferdinando, Giova, ma corsi offline per tutto il 2021? No, e che sono completamente pieno fino a marzo di corsi pratici. Come vedete invece ci sono i buchi per i corsi teorici, però per i corsi pratici sono completamente pieno fino a marzo. E non ha senso, con i chiari di luna che ci sono, iniziare ad aprire adesso le prenotazioni per aprile. Prima perché ci saranno novità clamorose dall'anno prossimo e quindi non lo posso fare al momento. E poi perché non ha senso iniziare a prenotarvi i corsi a 6 mesi. Se pensate di aver bisogno di un corso di teoria per quello che vi serve, sia in toto ma anche come cosa preliminare magari ad un corso pratico, andate e prenotate quelli di teoria che invece sono disponibili. book.giovapizza.com. Giova, ci fai vedere, ci consigli una pentola per pane che non bruci la parte inferiore del pane come la mia? Io quella dell'IKEA funziona benissimo, sotto sbruciacchi un po'. Vabbè, prendetela, ci mettete due fogli di carta invece che uno, ragazzi. Io poi errori di quel tipo non mi interessano. Ad esempio, su un video che avevo postato su YouTube mi è arrivata una notifica di una delle tante scimmie urlatrici che fa: oh, hai bruciato il pane. Ma ragazzi, voi non capite che quello che faccio io non è tanto per produrre, per mangiarlo, è per capire i processi, allenare i processi, sviluppare i processi per i miei clienti. A me il fatto poi che il pane o no bruci sotto, se ho capito perché brucia, non me ne frega niente. Perché lo scopo non è fare il pane perfetto con la pentola di casa mia in cui metto 3 fogli. E lo scopo è capire il processo per poi farlo rifare i miei corsisti e i miei clienti e spiegare il perché e il per come. No, insomma, non so se mi sono spiegato, ok? Lo spero. Quindi non ci perdo neanche tempo. Sì, so che è così, buonanotte al secchio. Spero che sia chiaro come ragionamento. Io uso la cupola Le Pen, pane perfetto. Sono comode, sì, potrebbe andare bene. Va bene, ragazzi, qua in un attimo è un'ora che... Ciao, ho iniziato i liquidi da una settimana. Come capisco quando rinfrescare al massimo della lievitazione? Dopo il collasso arriva al massimo e dagli nuovo nutrimento. No, Pierpaolo, non per forza. Io qua ho fatto un'autolisi al 70% su sta farina. Dipende da quant'acqua poi volete mettere l'impasto finale. Va bene, ragazzi. Eccoti, l'ultima domanda che devo rispondere a Gianni. Dov'è che sei? Ciao Giova, riacco l'osservazione che ti ho fatto prima. Con la bigo giorlina non ho avuto grandi vantaggi in merito odori e sapori, anche con percentuali importanti di bigo sull'impasto. Forse in termini di chef fry, ma quanto potrà una pagnotta 750 a casa? La bigo che faccio è una classica giorlina, ho notato molto più vantaggi usando mix di farine più saporite, viva monococca ad esempio, un buon grano duro. Già chiudiamo la diretta con questa cosa di Gianni, che sarebbe da scrivere nella pietra, ok, nelle tavole della legge divine. Noi continuiamo a spaccarci la testa sui retrogusti, i profumi della biga, soprattutto per la pizza, non rendendoci conto che spesso diciamo una marea di tavanate, perché tanto quando mangiamo la nostra stramaledetta gorgonzola, salame piccante, fagioli, pancetta, peperoni e tutto il cacchio che ci volete mettere sopra, vi sfido io a sentire il retrogusto aromatico della biga. E sicuramente fa molto di più mettere un cereale importante con una raffinazione bassa, un setacciamento basso come un integrale, un farro, un segalo, qualcosa di saporito, come sapore fa sicuramente molto di più che tutte le tavanate da illusi autoconvinti che ci meniamo sui prefermenti. Buona Immacolata, ragazzi, mi raccomando, non fate i cazzoni, non facciamo i cazzoni, mettiamoci tutti assieme in sto periodo, facciamo attenzione, non mettiamoci a fare i festoni con 500 persone, che se no sta roba non la scampiamo più, invece abbiamo bisogno di ricominciare a girare, a lavorare, a circolare, a darci da fare, e questo lo possiamo fare purtroppo solo stando vicini, ma mo non si può, quindi diamoci da fare.
Buon lavoro, seguitemi come al solito, andate a vedere per i corsi, come dicevo è tutto pieno, ma fatevelo un bel corso di teoria che vi fa bene alla salute. Io vi do la soluzione nel nome del Padre, del Figlio e di Giova Pizza. E voi non fate griglia pizza. Buona giornata!